Non vogliamo dimostrare che il rugby è lo sport più bello del mondo. Semplicemente vogliamo mostrare il mondo della palla ovale a 360 gradi. Puntata particolare di tutto il rugby di questo martedì, perché siamo all'Aldiumernici e l'Aldiumernici del rugby Brescia significa quello che si sa ormai pubblicamente: c'è la fusione tra il Brescia, tra l'Ospitaletto Gussago, ovvero Franciacorta, per avere una squadra forte in Serie B e una squadra cadetta in Serie C. Quindi con me c'è un rappresentante degli oldies bresciani, los originales, come le chiamo io, Italo Sarattini. Qual è la tua opinione come old Brescia? La mia opinione è sicuramente favorevole. È tanti anni che si spera che le società bresciane si mettano d'accordo e dar vita ad un solo gruppo. Ci avevano provato, sembrava che fosse risolto anche con l'ingresso del Lumezzane, ma purtroppo la cosa è saltata. E di nuovo le altre tre società rimaste hanno deciso di portare avanti il loro progetto, quindi questo ci fa piacere e speriamo che possa nascere delle formazioni competitive a tutti i livelli, in grado di assecondare la gioventù che si vuol dedicare al rugby. E quindi infatti, ricordiamo che qui siamo a due passi del casello autostradale di Brescia Centro. Il Brescia è l'unica squadra che ha vinto lo scudetto, parliamo della città qui a Brescia. Hanno secondo me scelto un buon leader, un buon tecnico che prenderà in mano la squadra di Serie B, parlo di Roberto Mandelli, quindi penso che gli ingredienti ci sono. Oggi siamo venuti a fare questa nostra puntata qui perché tra poco andremo a trovare anche un ex giocatore del Brescia che noi conosciamo bene, parlo di Tony Müller, quindi restate con noi perché tutto il rugby sta cominciando. Eccoci al consueto appuntamento con il rugby. Questa sera vi presentiamo Docco Calvisano, Brunelleschi Brescia, partita giocata domenica al campo comunale di Calvisano, decisiva per la permanenza nella A1 il prossimo anno. Ci siamo, e l'ospite di lusso di questa serata è Tony Müller. Per chi non ti conosci, presentati, in italiano però. In italiano, sono Tony Müller, sono venuto a giocare a Brescia in 1985, sono stato qua 4 stagioni e mi sono trovato un gran bene. Qual è la cosa che ti è rimasta di più di quegli anni lì? A tutti i giocatori, tutti i miei amici, il spirito di rugby, anche magari una partita contro Calvisano. Infatti, a proposito di quella partita con Calvisano, abbiamo l'allenatore di quella squadra lì, del Brescia, Brunelleschi all'epoca, sì. Brunelleschi, che giocavamo per la salvezza. Ti ricordi qualcosa in particolare di quella partita, come l'avevi preparata? Mi ricordo che in quella partita lì c'era il campo molto pesante. L'avevano bagnato di più loro. Sì, ecco, e quindi era un po' contro le nostre caratteristiche, però alla fine c'è stato un raggruppamento dal quale mi pare che tu hai rubato un pallone e uscendo questo pallone vicino ai 22 è arrivato il pallone a Tony che si era inserito a tutta velocità ed è riuscito a fare la meta della vittoria. La famosa ultima sporca meta, come si diceva all'epoca nel giornale, come il film, no? Tony, dopo tu sei tornato a casa tua, raccontami un po' in questi anni il fatto, vieni ogni tanto qua da noi? È già 6 anni che non veniamo più, un po' per Covid, un po' perché abbiamo cambiato il nostro lavoro, abbiamo venduto la fattoria. La fattoria, infatti. E poi adesso siamo spostati sul mare a fare un altro mestiere là. E quindi sai, una ragione o un'altra non siamo riusciti a venire, ma adesso è la prima vacanza che facciamo in 6 anni, quindi abbiamo deciso di tornare qua che abbiamo amici e la famiglia. Anche perché sua moglie è bresciana, giusto? Salutiamo. Sì, Isabella. Isabella, sempre quando riesce viene qui volentieri a Brescia.
Tornando all'attualità, Elio, che tu sei una persona autorevole, Brixia è partita. Questo campo è la rappresentazione di quello che sarà una buona squadra di Serie B e anche una squadra di Serie C, quindi penso che avrai un'opinione positiva. Sì, anche se come sempre tutte le unioni alla fine lasciano qualche strascico, nel senso che alla fine c'è qualche squadra in meno, però insomma penso che nella situazione attuale possa essere una soluzione per la continuità nel futuro. Parlando del rugby bresciano, non abbiamo più il faro che avevamo nel top, che era Calvisano, anche lì è una situazione direi un po' particolare per il territorio bresciano. Beh, ci auguriamo che presto una squadra delle tre riesca a emergere e a rappresentare il nuovo faro, perché c'è bisogno sempre di una squadra al top per trascinare tutto il movimento. Parlando d'attualità con il mitico Tony, siamo nel Rugby Championship in questo momento, questo weekend no, voi avete perso contro i Pumas, se non sbaglio, settimana scorsa. Non mi ricordo, non ho pensato. cosa ti aspetti giustamente della tua Australia? Deve per forza migliorare, penso. Devono migliorare, devono avere più voglia degli altri, ma che non mi sembra che hanno per adesso, sai. Siamo un po' indietro in quel campo lì. Settimana prossima vanno a trovare i cugini diversi di All Blacks. Lì, sai, gli All Blacks adesso si stanno mettendo in campo una squadra abbastanza forte. Molto, sì, sì. E, sai, credo che loro nella Coppa del Mondo saranno uno dei candidati. Saranno lì con battere la Francia o anche l'Irlanda che sono forti. Quindi è interessante vedere come. Questo sì, infatti, è un bel mondiale da seguire, ovviamente. Sicuramente sarà, ma io penso che sarà un mondiale ad alto livello proprio. Tu sei sempre appassionato della Francia, lo sappiamo. Quello sì. Sempre. Quindi andremo a vedere questo mondiale? Andremo a vedere questo mondiale? Sì, alla televisione. Il sottoscritto andrà, quindi vi terrà. Momento di saluti, Tony, a chi salutiamo? Adesso sono qua in campo a salutare tutti che vengono qua. Salutiamo anche tua gente lì in Australia, giusto? I tuoi parenti? Sì. Nel web, ormai con il web si vede. Sì, no, tutti quelli che mi conoscono. Benissimo. E tu? A chi saluti? Beh, saluto tutti i tifosi dell'epoca perché sicuramente saranno a vedere questa trasmissione su Tony Müller, che ormai è diventato famosissimo dopo quella meta famosa di Calvisano, però era già forte lo stesso. Ricordiamo che era un giovanissimo, fortissimo lui. Io vi ringrazio e adesso sì, comincerà il terzo tempo per salutare il nostro amico Tony. Vamos! Nella linea, verso la linea dei 10 metri in area del... Ancora Müller! Stupenda la prestazione dell'australiano, riesce a trovare un varco eccezionale, Campetti, attenzione, Campetti cerca l'uomo, ha trovato un varco, Campetti, serve Lancini ancora per Arici, placcato da l'ottimo Pasquali, veramente stupenda partita, guardate l'australiano, bucato due, tre uomini, poi aggira Moore, prende il via, cerca Campetti, sempre inseguito da Moore, che poi sarà l'uomo che farà il placcaggio definitivo. La terza linea continua la sua progressione mentre Campetti finta un uomo, due uomini, poi Duri lo arresta. Ecco Lancini, ecco Moore per quell'intervento in ritardo. Comunque il gioco prosegue. Pallone guadagnato da Cornacchiari, tutta la mischia del Brescia che spinge ultimi istanti. Campetti largo per Müller, attenzione, c'è il break. Müller non lo prende nessuno e va a realizzare la meta all'83esimo, dopo tre minuti di recupero. L'australiano Müller ha fatto il break e il pubblico bresciano impazzisce letteralmente dalla gioia. Una faticata, è la prima volta che Brescia batte il Calvisano in un derby, ricordava Bollesan prima della partita che mai il Brescia era riuscito a vincere fuori casa in quel di Calvisano, in questo derby tutto bresciano. Rivediamo l'azione, Müller ha
a disposizione il campo, in vano lo insegue Mor, ha fatto il break su di lui, arriva ancora Duri, non riesce a fermarlo. Risultato finale, il Brunelleschi si salva, il Doco va allo spareggio mentre è arrivato il fischio finale e la gioia incontenibile dei giocatori bresciani che conquistano faticosamente questa permanenza in Serie A. Con queste immagini Giacomo Mazzocchi vi augura la buonanotte. Prima di tutto di continuare la nostra serata qui, andiamo al collegamento solito con il mio carissimo fotografo di lusso e anche opinionista Stefano Del Frate. Vediamo. Buonasera a tutti, è stata sicuramente una bella serata. Ieri sera all'Invernici abbiamo avuto la possibilità di ritrovare Tony Müller, di ritorno per un saluto dall'Australia. Io purtroppo non ho potuto partecipare e portare i miei saluti, lo saluto così comunque a distanza. E io ieri ho partecipato invece a un concerto all'anfiteatro del Vittoriale, suonava Stuart Copeland, batterista dei Police, accompagnato da un'orchestra. È stato un bello spettacolo, peccato il maltempo, è arrivato comunque fino praticamente in fondo il concerto perché ha piovuto nelle ultime due canzoni, l'ultima in particolare c'è stato un diluvio, fortunatamente lì a Gardone Riviera non è arrivata la grandine che invece ha sferzato tutta la provincia. Non parlarmi della grandine perché io tornando della serata lì all'Invernici in tangenziale c'è stato quel temporale lì, c'erano delle macchine che addirittura si fermavano sotto i ponti per evitare. Però sì, veramente disastri. Io ho superato 3-4 macchine che andavano tutte piano con le luci d'emergenza e ho visto che avevano i parabrezza distrutti dalla grandine. Veramente è stato un disastro in tutta la provincia di Brescia ieri sera. Sì, io direi anche in Lombardia, perché ho visto che a Milano ci sono stati anche dei disastri. Però tornando a noi, visto che, come dici te, la puntata l'abbiamo lanciato dall'Aldo Invernici, approfittando che c'era il nostro cameraman di lusso Orazio Mastrocola, come non parlare del nostro sabato, un sabato italiano a Piacenza, al Beltrametti, c'era una bella tribuna piena, io direi quasi, quindi è stato un bel spettacolo. Sì, giusto, un bello spettacolo, tu eri lì in postazione, ti vediamo alle partite con la tua telecamera, è stata una partita tutto sommato vinta con merito dalle nostre. E come aveva detto nella scorsa puntata di Special Rugby la capitana Elisa Giordano, avrebbero puntato a far sfogare nella prima parte dell'incontro le spagnole in modo da poterle poi punire. Così è stato, le spagnole hanno avuto, diciamo, il pallino del gioco nel primo quarto di gara, le nostre però hanno posto una difesa impenetrabile e nel finale del primo tempo hanno segnato due mete che hanno indirizzato la partita al risultato finale. Secondo tempo, sulla falsariga del primo, le spagnole hanno cercato di recuperare, ma le nostre hanno marcato ancora due mete che hanno messo al sicuro il risultato e la qualificazione al gruppo 2 del nuovo format del World Rugby. Sono d'accordissimo, e la tua visione di quel uomo dietro i pali che fa le foto, io in tribuna ho visto anche quello, però ho vissuto quello che era il colore lì in tribuna. Quindi ti propongo un po' la preview del match quando entriamo lì allo stadio e dopo i highlights, ok? E dopo torniamo così sentiamo i protagonisti. Vediamo. C'è qualcosa di strano qui. Stiamo osservando qualcosa di strano che sta succedendo prima dell'inizio della partita. Che succede qui con il fuoco? Ci siamo. Pensavo che uno stadio più grande c'era. Hola. Chi vince oggi? Chi vince? Chi vince? È l'Italia, ovviamente. Oh, Italia, ovviamente. Qual è la tua giocatrice preferita? Sillari, Michela Sillari. Bravo. Tu giochi? Sì. Dove? A Colorno. Ho fatto raduno con loro e da invitata. E come ti chiami? Catellani, Sofia. Sì. Buona continuazione, grazie. Sofia. Ciao, ciao. Ti
Hola, señor. Hola, ¿todo bien? Sí, todo bien. Viva Italia. Sí. Siempre. Ecco. Hola, ¿todo bien? Todo bien. Basta trabajar, basta trabajar. Eccolo qua, è la vita voi del rugby femminile, eh? Non molate mai voi, eh? Dimmi. Come sei entrato di là tu? Eh? Perché ero andato al bar. Sai che io la prima cosa mia è andare al bar a parlare con i vecchi oldies. Ciao Caccio. Ciao amico, tutto bene? Tutto bene. Oh. Andiamo, eccolo qua la chica. Andreita, vamos Italia, vamos Italia. Vamos Italia. Devi lavorare? Sì. Sei con chi sei? Con Paolo Malfetti. Ci vediamo dopo, buona continuazione. Ciao, 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 ragazzi, ciao. Ciao. Non c'è nulla di amichevole. Dal 2007 le azzurre hanno preso il posto della Spagna nel Sei Nazioni, tra le migliori squadre d'Europa e del mondo. Ora però devono guardarsi dalla fame di riscatto delle Leonas, che vogliono riavvicinarsi al vertice del rugby femminile. Dallo stadio Walter Beltrametti di Piacenza è Italia-Spagna. Una rimessa laterale semplice, non lo è in realtà, no, si decide lunga. Di andare, vabbè, ci va la bene. Palla però è per Lucia Gai, la potenza del pilone italiano, in riciclo per Elisa Giordano, va a marcare l'Italia, prima metà del match, la marca la capitana Elisa Giordano. Gai, poi il pallone nelle mani di Tunesi e poi ancora Alissa Dinca, le sue finte, sempre a mettere ordine, Stevanin si ferma però non riesce a ingannare la difesa avversaria, Sillari, poi ancora Stevanin a guadagnare un metro, è buono stavolta l'azione dell'Italia, Rigoni di fisico, alto il pallone per Alissa Dinca che può andare in mezzo ai pali o quasi, seconda meta dell'Italia. Occasione per le azzurre, ancora su Fedrighi, ancora raggruppamento avanzante, vanno le azzurre, provano, puntano verso l'interno e riescono, palla nelle mani di Vittoria Vecchini, arriva la terza meta per l'Italia. Arriva Sofia Stefan, palla largo a saltare un paio di compagne, prova ad andare e va velocissima Francesca Granzotto, la quarta meta dell'Italia. Triplice fischio di Ahmed Barrett Terron a Piacenza, l'Italia batte 23-0 la Spagna. Appena finita la partita ho visto che tu ti sei fiondato a sentire la Silvia Turani, c'era una sua nuova compagna di squadra, sappiamo che si trasferirà alle Harlequin Queens in Inghilterra, lei era già in Inghilterra con le Exeter, hai colto l'occasione prima del terzo tempo che si è svolto a cura degli Old Piacenza, gli amici dell'Old Piacenza dietro le aree di meta del campo, nell'area verde vicino all'area di meta, e tu hai sentito la Silvia, andiamo a vedere.
sono contenta. Anche perché è un test molto valido, perché le spagnole erano... Le spagnole sono decisamente migliorate, direi, rispetto a quando le avevano giocato contro di loro a febbraio, e sono state in partita tutta la partita, perché volendo avrebbero potuto venire. Al momento di quasi fare la meta voi l'avete intercettata, quindi... Sì, meglio, no. Ho preso l'intercettata. E Mischia come hai sentito la credo cosa? Credo che Mischia abbiamo faticato un po' all'inizio, poi prese le misure, abbiamo parlato con l'arbitro e abbiamo sistemato quello che andava sistemato e alla fine abbiamo... In Tuscia avete fatto anche un buon lavoro. Sì, anche quello credo che Vicky abbia sistemato un po' il lancio rispetto sì, infatti, per quello. In generale comunque la Tuscia si è migliorata rispetto alle 6 nazioni. Ancora siamo consapevoli che non è perfetto, ma siamo sulla strada giusta, credo. Tu avrai comunque... sei stata confermata a Londra? Sì, mi trasferisco da Exeter ad Aquins, sì, però si resta in Inghilterra. Torni in Inghilterra, quindi è una bella esperienza che stai vivendo. Infatti ti vedevo prima parlando con una compagna di squadra inglese che è venuta a vedere la partita e sta con me in Italia un po' di giorni. È stato bello anche il contesto del pubblico, eh? Sì, sì, bel colore. Credo si sentisse dal campo. No, infatti. E il fatto che c'era Sky anche darle promozione al nostro rugby è importante. Quello è importante, sì, come abbiamo sempre detto, è importante tutto quello che facciamo, ma sicuramente la visibilità ci permette di fare ancora meglio. Chi salutiamo? Salutiamo... Papà. Hasta la vista. Ciao ciao. Ciao ciao. Questo è il momento che il gran Corrado Batocha, uomo del museo, sta recuperando un'altra maglietta storica. Chiederemo... Grande amico Corrado. Grande amico, è solo un piacere donare la maglietta. E diciamo la verità, il museo è bellissimo e veramente, sai che te lo dico in maniera sincera, dà prestigio all'Italia. Vale la pena vederlo, no? Come no? Volevo sentire la tua impressione di una bella giornata di rugby, in primis, io direi, perché il pubblico... Guarda, se il periodo estivo, il caldo, il freddo. Ti aspettavi tanta gente così? Io sinceramente no. Ce n'era abbastanza, sì. Pensavo meno. Va bene, questa era la partita che contava fondamentalmente solo vincere, perché sennò andava a finire in un girone che non sarebbe stato utilissimo per la crescita della nostra squadra e per tutto quello che vogliamo fare. È stata vinta alla fine con grande tranquillità. Per cui non posso altro che essere soddisfatto, ora lo posso dire, ero piuttosto preoccupato. Ah sì? Sono 2 mesi che... Anche perché è una partita particolare sempre tra Italia e Spagna. Sì, eh? La Spagna è una buona squadra, loro continuano a pensare che dovevano andare loro nel 6 nazioni quando è iniziato il 6 nazioni femminile. È comunque una buona squadra, tutte giocatrici abituate anche al 7. Sì. E le nostre da 2 mesi che non giocavano e non è facile, si è anche visto oggi che, no, che la forma fisica non è certo quella dei momenti migliori, ma meno male perché a luglio non è esattamente il momento in cui essere in forma. E qui è andata bene, niente da recriminare, ottima l'organizzazione del Piacenza, devo fare complimenti a Vittorio che qua che continua a lavorare. Sì, ho già parlato con Vittorio Schiavi, infatti loro il sostegno fondamentale per... per questo. Benissimo, dai, comunque adesso sei già in modo mondiale, ti da un po' di tempo. Assolutamente. Benissimo, buona concentrazione, ci vediamo in Francia. Ciao ciao. Andiamo adesso a sentire le reazioni del post partita. Nella zona mista che abbiamo creato abbiamo potuto sentire gli interventi degli allenatori della nazionale italiana. Sì. Non c'era, no, ovviamente non c'erano i presupposti per una conferenza, diciamo, a tutti gli effetti, però già abbiamo visto e abbiamo anche saputo che il buon Andrea Cibrico sta cercando anche una nuova figura per dare, diciamo, più agevolezza a quelli che lavoriamo seguendo le ragazze, quindi quello lì ci sta. Noi, sai che noi in qualche modo ci arrangiamo, nel senso che conosciamo tutti i protagonisti, siamo andati direttamente a parlare con loro. Ti propongo i due nostri allenatori, Nani e il ormai ex allenatore anche del Colorno, Sciamana. Vediamo. È stata importante questa vittoria, sapevamo che sarebbe stata dura sofferta perché
inutile nasconderci, erano due mesi che non giocavamo, il campionato è finito. Infatti, da tempo, le Sei Nazioni ad aprile, quindi abbiamo affrontato una squadra che le ultime due scorsi weekend ha giocato col Giappone, quindi abbiamo visto e sono cresciute partita dopo partita. Cresciute, eh? Sono cresciute nonostante aver perso, ma sono cresciute, quindi sapevamo che per noi in questo momento della stagione sarebbe stata una partita abbastanza dura, e mi è piaciuta la reazione che abbiamo avuto nonostante gli errori, nonostante le cose, sì, da migliorare che abbiamo, però ho visto un cambiamento rispetto al Sei Nazioni, ripeto, ancora tanto da lavorare, ma rispetto al Sei Nazioni quello che abbiamo iniziato a cambiare l'ho visto. E poi mi è piaciuto che sono rimaste in difesa con la voglia di non farle segnare. Infatti loro hanno rischiato a fare la meta, invece è stato l'intercetto della tua giocatrice che ha messo in difficoltà. Loro forse anche meritavano forse la meta della bandiera. No, per... Tu lo sai, questo è uno sport spietato. Sì, lo so, è molto spietato, quindi... perché stavano appunto lì, tac, intercetto, quindi della Rigoni, se non sbaglio. Della Rigoni, ma sono anche contento per Vittoria Vecchini, che è stata player of the match, dopo che molte volte è stata resa responsabile di un qualcosa che non era solamente infatti un qualcosa suo. Sappiamo benissimo che il blocco di Dusche non è il tallonatore o la saltatrice, è tutto un blocco, quindi sono contento che oggi si è riscattata e è andata bene. Infatti, adesso continuate comunque in qualche modo a lavorare, giusto? Sì, sì, certamente questo periodo ci prepariamo per questo torneo, ci siamo qualificati ad ottobre in Sudafrica, dove a settembre incontreremo il Giappone e per poi proseguire il torneo in Sudafrica. Sarà tutto il mese di ottobre in Sudafrica, quindi ci prepareremo per questo. Io arrivo molto vicino alla tua postazione, comunque una tribuna che è bella calda, caliente come si dice. È bella caliente, come la temperatura di oggi. Sì, infatti. Adeguata. No, adesso stiamo bene, dai. Buon terzo tempo, a chi salutiamo? A chi salutiamo? A chi dedichiamo? Sicuramente è tutto il movimento italiano, sai, queste vittorie per noi fanno bene a tutto il movimento, dalle ragazze, dai giovanili, dai senior, per noi italiani la vittoria della nazionale è una festa per tutta la nazione. Una partita da analizzare, perché però penso che una sensazione puoi già dire. Sì, è una partita che per noi è la prima partita dopo un po' di infatti, tempo. È quello importante. È stato molto importante comunque aver vinto, sicuramente abbiamo tante cose da sistemare, tanti meccanismi da mettere a posto, però era fondamentale il risultato, quindi quello c'è stato e siamo contenti. Per quanto riguarda il tuo reparto, oggi in Tush è andato molto è andato meglio, sì. La mischia siete riuscite comunque in qualche modo a sistemare? Sì, stiamo crescendo, abbiamo in alcuni ruoli magari fondamentali, sono ragazze ancora molto giovani con poca esperienza a livello internazionale, quindi il processo è un po' più lungo, però sono ragazze di qualità, sono ragazze che hanno voglia di fare e quindi... Sì, si è visto, e dopo con un stadio che io non aspettavo così, perché siamo in un periodo un po' particolare. Certo. No, assolutamente, il seguito è fondamentale. C'era anche Sky. C'è anche Sky e possiamo tranquillamente dire che come sempre è molto presente e possiamo solo che ringraziare. Parlando di te personalmente, approfittiamo e mandiamo un saluto alla gente di Colorno. Assolutamente, ringraziarvi ancora per queste quattro stagioni con loro e comunque... In bocca al lupo a Michele. Assolutamente Michele, ma grazie a Pietro e tutto lo staff che avrà ancora tanto lavoro da fare, ma con un bel gruppo anche lì di ragazze volenterose e giovani. Dopo andremo anche a sentire uno degli Oldies, il presidente delle Old Piacenza, che hanno dato una mano enorme per organizzare questo evento. Beh, orgoglioso, ma noi collaboriamo con i Lions, perché sì, erano i Lions che erano il detentore dell'organizzazione. Noi, sì, come sempre, però collaboriamo. Il vostro sostegno è fondamentale. Il sostegno per fare che le cose vengano un po' con l'esperienza, un po' con, diciamo, ormai navigati da tanto tempo per questi eventi, fin dal tempo.
un evento in particolare, sai che mi tocca da vicino. Lo so, Italia. Parliamo di Italia-Argentina, anno? 98. Vedi, hanno 98. No, 1998. Perché è stato organizzato quella partita qua? Perché? Beh, perché non era andata a Brescia. Brescia non ha accettato. Gavazzi è venuto qui a Piacenza e insieme abbiamo organizzato questa partita. Lo volevo ricordare perché mi ricordo benissimo, perché sì. Io... il calcio Brescia non ha voluto prestare lo stadio Rigamonti. Esatto. E niente, quindi con Gavazzi e con l'auspicio di Giancarlo Dondi, infatti, abbiamo portato il rugby nello stadio del calcio, e questo è il primo evento che è stato. E questo è l'evento nel campo del Beltrametti, comunque un'Italia che ha vinto e ha convinto. Abbiamo il piacere di ospitare l'Italia del femminile, che ha fatto una bella partita, ha fatto le quattro mete, quindi ha fatto il suo dovere, quindi ancora una volta noi siamo orgogliosi dell'evento che è stato portato dalla Federazione Italiana Rugby qui a Piacenza. Martina, abbiamo visto la partita insieme, che opinione ti sei fatta da questa partita? Allora, è stata una partita molto avvincente, abbiamo visto un'Italia che ha fatto una partita in crescendo, consolidando poi la vittoria nel secondo tempo, e per concludere, Caccio, direi semplicemente che abbiamo visto un'Italia che ha vinto e convinto. Stefano, come dicevi, è stata secondo me una buona iniziativa mettere quei tavoli lì nell'area di meta del Lions Piacenza, lì al Beltrametti, dove c'erano logicamente ambedue squadre, e noi siamo andati anche a parlare, approfittando la mia lingua materna, e sono andato a parlare con le ragazze spagnole, con una prima linea, il pilone, che giustamente mi racconta un po' l'esperienza di aver giocato con l'Italia, e dopo con la ragazza che ha avuto la concussion, che stava tutto bene, però ha avuto un attimo di preoccupazione. Quindi andiamo a sentire quella intervista in lingua originale, però. Vamos. Chi parla italiano? Ah, giusto, sta acabando di lanciarsi. Non importa. No importa, porque yo hablo español. Ah, vale, bueno. Genial. Cuénteme, ¿qué experiencia tuvieron? Bueno, no hemos sido del todo efectivas en lo que teníamos en nuestro juego. Se dice que perder significa también aprender más. Efectivamente, esto es un aprendizaje para lo que nos viene, para la Liga Mundial. Estaremos en el grupo 3, trabajando duro para ganar y subir al grupo 2. ¿Tu nombre? Sidorela. ¿Tu rol? Soy primera línea. ¿Qué idea te hiciste de estas italianas? A ver, que tienen un juego muy dinámico y han sabido utilizar sus armas ante nosotros. ¿Ella jugó? Sí. ¿Qué estás escribiendo en ese mensaje? Contame. A mi abuela, que me ha preguntado qué tal la cabeza, porque me ha sacado por conmoción. Ah, saliste vos en concusión. Sí. ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Sí. O sea, ha sido un golpe fuerte, pero estoy bien, todo no es grave. ¿Qué significado tiene para ustedes, que son jóvenes, hacer este tipo de test con los italianos? Bueno, o sea, al final yo creo que todas estamos muy ilusionadas por jugar contra equipos tan grandes y que juegan competiciones como el Seis Naciones, y sí que tenemos que intentar pues seguir, estar a su nivel y sobre todo pues lo que han dicho, desplegar nuestro juego y hacer nosotras y e imponernos nosotras. O sea, somos merecía, un equipo muy nuevo. Merecían un trail, lo merecían, mínimo el ensayo, como dicen ustedes. Sí, 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 sí. ¿De dónde sos vos? Yo de Madrid. ¿Tu equipo? Bajadahonda. ¿A quién saludamos? A la abuelita. Y a mi abuela, y bueno, a mi familia, a todo el mundo que ha visto el partido. Ok, nos vemos. Gracias. Todo lo mejor, chicas. Gracias. Coach Juan González. Sí. En italiano no te domando niente, la facciamo en español y la mandiamo, te lo digo en italiano, la mandiamo justamente en español senza tradurre. Vale. A tu per tu, como se dice en italiano. Sí. Contame un análisis, ahora que ya pasó un poco de tiempo,
de este partido, que tuvo para mí dos caras. Primer tiempo, segundo tiempo. Siempre redundante, pero sí. Contame tu opinión. Sí. No, mi opinión es que creo que en la primera parte tuvimos oportunidades para puntuar. Desafortunadamente no las tomamos. Creo que Italia trató de jugar desde su campo, cometió errores. Nosotros podíamos haber aprovechado unas oportunidades en campo contrario que no hicimos. Con la expulsión, Italia hizo ensayos y eso nos puso el partido a favor de Italia. No tuvimos un buen rendimiento en general en el partido. Nuestro juego al pie no fue suficientemente bueno. Pero merecían un ensayo, lo merecían. No fuimos precisas. No sé, sí, ojalá. Sí, lo merecían. Ojalá que sí, pero bueno, tenemos mucho que trabajar. Mucho que trabajar, mucho que mejorar. Creo que podemos hacerlo, que es un equipo con talento y que puede hacerlo. Visto che il terzo tempo si è svolto lì al Beltrametti, abbiamo avuto l'occasione di seguire la consegna del primo K ad Alessia Pilani da parte del presidente Martino Centi. Infatti eravamo lì, tu lo hai immortalato con una fotografia, io ho filmato con la mia telecamera e dopo come non parlare con Alessia, perché per lei è stato il debutto ufficiale, quindi le è stato consegnato il cap. Entrare in campo è stata un'emozione indescrivibile, non riuscivo a rendermene conto di essere lì con le altre, di giocare la mia prima partita internazionale, e è stata veramente un'emozione che aspettavo da tanto tempo e spero sia la prima partita di tante. Per quanto riguarda la cerimonia del cap, anche lì è un'emozione che finché non la provi non lo puoi capire. Anche perché c'era il presidente federale, c'erano i tuoi compagni, c'era veramente un momento di emozione, come dici te. Le tue compagne vedo che si stanno dando un po' al ballo, però tornando alla partita, che prima tu l'hai visto in panchina, dopo sei entrata, una partita tosta, io direi, perché l'Spagna non è venuto a passeggiare qua. Sì, è stata una partita veramente dura e dal primo all'ultimo minuto la Spagna è stata veramente una grandissima avversaria. Sì, infatti. E che ci ha fatto faticare molto per ottenere questa vittoria. Nel secondo tempo voi siete venuti fuori, però nel primo è stato abbastanza equilibrato. Sì. A chi dedichiamo questa bella vittoria tua e il tuo cap, il primo cap? Alla mia famiglia, che non ha mai smesso di sostenerti, di sostenermi, e a Rebecca. Hasta la vista, amiga. Grazie. Ciao, ciao. Cazzo, la serata la chiudiamo con ieri sera allo Stadio Invernici con il saluto a Tony Müller, e noi ci diamo appuntamento a venerdì ore 19:30 sul canale 810 di Sky Well TV, dove avremo un approfondimento dell'agenda. Ricordiamo che nel fine settimana, al sabato, si giocherà l'ultima giornata del Rugby Championship e ci sarà anche il debutto in queste Summer Series della nostra nazionale, che sarà ospite della Scozia a Edimburgo al Murrayfield, il primo test match pre-mondiale, quindi un appuntamento importante. I ragazzi sono in preparazione al Memo Geremia di Padova in questi tre giorni, ieri, oggi e domani, ma mercoledì in giornata partiranno alla volta di Edimburgo. Prima di tornare agli Invernici ti propongo la testimonianza di Mitch Lamaro. Vediamo. Ok, perfetto. Siamo partiti con un gruppo di 44 giocatori, adesso siamo 40 e andando avanti diventeremo ovviamente 33, che saranno i 33 fortunati e anche che prepareranno appunto il mondiale, soprattutto le ultime due partite, e poi che andranno effettivamente al mondiale. Quindi penso che questa competizione sia positiva all'interno di questo gruppo. Vedo tanta gente che spinge gli altri a cercare di dare il meglio che possono, non solo fisicamente ma anche tecnicamente. Più di qualche volta ho visto ragazzi fermarsi dopo gli allenamenti per provare a rendere perfette quelle che sono delle situazioni di gioco specifiche del proprio ruolo, e questo è qualcosa che all'interno di un gruppo fa crescere tutti quanti a livello tecnico e ovviamente anche a livello fisico. Penso che uno dei fondamentali su cui abbiamo lavorato in questi ultimi due anni sia proprio quello di pensare step by step, quindi di fare le cose passo dopo passo,
inteso come non pensare troppo a quello che verrà, ma focalizzarci su quello che possiamo controllare in questo momento. È un aspetto fondamentale per riuscire a trarre tutto quello che possiamo da quello specifico momento. In particolare le prime 2-3 settimane di raduno sono state incentrate specialmente sulla preparazione fisica, ed era importante riuscire a focalizzarci su quella per poter essere pronti quando sarà stato il momento di passare invece alla parte tecnica, di aver dato tutto nella parte fisica ed essere pronti. Allo stesso modo adesso ci aspetta una preparazione tecnica importante, perché dobbiamo iniziare a preparare le partite, dobbiamo iniziare a rendere questo processo di preparazione il più efficiente possibile, e questo è fondamentale nella preparazione a un mondiale, penso, anche se non l'ho mai fatta, ma penso che quando si sta tanto tempo insieme sia anche l'opportunità di conoscersi bene e conoscere proprio quali sono i limiti degli altri per poter subentrare quando il gioco si fa duro, ecco. Adesso per noi è giunto il momento dei saluti e vi lasciamo ai saluti a Tony Müller. E Caccio, più che mai, come sempre, più che mai. Viva il rugby! Visto che siamo in questa serata particolare, la nostra puntata è partita qui. Dedicata al nostro carissimo amico Tony, la domanda sorge spontanea. Mi puoi parlare di questo Brixia? Allora, è tutto ancora molto in fieri, dove ci sono molte cose da mettere a posto, ma secondo me è un progetto meraviglioso che da anni cercavamo di coronare. Siamo finalmente, grazie anche all'intervento per quanto riguarda il rugby Brescia del nostro... Io sto festeggiando il passato, Tony Müller, che è venuto a trovarci in Italia, e quindi il passato e il futuro del rugby Brescia, che sarà a questo punto sotto l'egida del Brixia, che per me è una bellissima iniziativa e è il futuro. Mi piace quell'iniziativa, siamo stati qua a fare questa nostra puntata perché è un po', diciamo, simbolica e rappresentativa di quello che vogliamo che sia anche un bel campionato di Serie B qui all'Aldo di Mernici. Sarà sicuramente un bel campionato, come è stato bello quello passato, devo dire, perché le tre squadre bresciane si sono confrontate in modo corretto e costruttivo. Pensare che due squadre, il Franciacorta e il Brescia, che già erano a un buon livello per la Serie B, si siano unite, sicuramente ci consentirà di fare un campionato ad alto livello sia in Serie B che in Serie C, perché l'obiettivo ovviamente è quello di avere una cadetta che ovviamente crediamo e speriamo sia performante anche quella. Poi, come diceva Giancarlo ai quotidiani, la sostenibilità. Giancarlo Turati, che sarà il presidente del Brixia, chiaramente la sostenibilità è un progetto importante. Calvisano e Centurioni ci insegnano che purtroppo la sostenibilità non è cosa facile da ottenere. Sì, infatti approfittiamo comunque che diamo in bocca al lupo a ambe due società, e il Calvisano, che diventerà il faro in Serie A, che è la squadra bresciana di più alto livello, i Centurioni che ripartono della Serie C, però il territorio bresciano penso che è in grado di dare delle risposte positive per il rugby italiano, penso. Assolutamente sì, e credo che la sinergia tra club sia fondamentale per un futuro costruttivo dove tutti giocano e giocano al miglior livello possibile per ogni atleta. Per concludere, anche il vostro raggruppamento, diciamo il gruppo di La Poderosa, visto come i nostri Oldies, los originales, danno un sostegno a questo. Daremo un sostegno a prescindere, quindi daremo un sostegno sia al Brescia che al Brixia. Ricordiamo che il Brixia non è un soggetto, un'associazione che ha ucciso le altre società, ma anzi ha fatto sì che l'unione delle tre società che continuano a vivere è una fusione, esatto. Quindi le tre società continuano a vivere. Per chiarire a quelle che ci seguono, le giovanili di ogni entità. Il progetto è che la propaganda di ogni realtà rimane in capo, quindi ci sarà la propaganda del Brescia, del Gussago e dell'Ospitaletto. Dall'Under 14 in su diventerà invece una sinergia che ci consentirà, ci auguriamo tutti, di avere una squadra che giocherà in territoriale, una squadra che giocherà in elite, e quindi questo consentirà ai bravi di crescere e ai quelli un po' meno bravini di giocare, cosa importantissima. Tra poco faremo la foto di rito di tutti questi amici. Oggi abbiamo fatto una puntata un po' autocelebrativa, però visto che lo spazio lo metto a disposizione io, e certe volte mi sta anche
bene seguire queste cose che sono del rugby genuino e non è retorico, come dico io. Ok, adesso andremo a vedere la foto. Sì. Più dentro, vai, che sono più alto. Posto? Posto. E la forza di questo Brescia che rimane in Serie A? Penso che l'abbiamo dimostrata. E nella mischia o nei tre quarti avete... Ma io penso in tutta la squadra. Abbiamo fatto un bel insieme.